Poracci, benvenuti o bentornati sul mio canale. Eccoci al secondo appuntamento dedicato alla retrospettiva sui tre giochi presenti all'interno della Super Mario 3D All-Stars Collection. Dopo aver ricordato l'importanza storica di un capolavoro del calibro di Super Mario 64, in questo video andremo a toccare un argomento molto più spinoso, perché senza ombra di dubbio Super Mario Sunshine è il capitolo più controverso tra i Mario in 3D, uno di quei giochi che o lo si ama o lo si odia. Oggi cercherò quindi di spiegarvi al meglio la storia della sua genesi, i suoi tratti distintivi e i motivi che lo rendono in ogni caso un capitolo che merita di essere riscoperto a tutti i costi. Quindi prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il canale con un like e se siete capitati qui per caso a iscrivervi attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi video. Iniziamo! Per capire effettivamente il senso di un gioco come Sunshine, bisogna pensare innanzitutto alla console su cui uscì, il GameCube. L'hardware a 128 bit di Nintendo ebbe un ciclo vitale abbastanza sfortunato, non riuscendosi a imporre sul mercato e sostanzialmente soccombendo allo strapotere mediatico di Sony e della sua PlayStation 2. In un periodo storico dove il mondo del gaming iniziava ad espandere i suoi confini ponendo in primo piano funzioni multimediali ben oltre il semplice videogioco, Nintendo si presentò sul mercato con una macchina ancorata a una concezione ormai superata di intrattenimento videoludico. La cosa particolare è che, nonostante le scarse vendite, l'azienda di Kyoto non abbandonò mai il suo approccio rivoluzionario al game design e piuttosto che portare avanti delle formule collaudate durante le precedenti generazioni, preferì continuare ad esplorare nuovi modi di sorprendere la sua utenza. Il GameCube è quindi forse la console che più di tutte cerca di allontanarsi dal suo passato, spesso però rischiando di alienare il pubblico. Ed è così che ospitò Wind Waker col suo cel shading, che ridiede vita a Metroid stravolgendo nel gameplay, e che ospitò Mario Kart Double Dash con l'inedita meccanica del doppio guidatore. Sunshine si inserisce proprio in questa linea evolutiva, ma il discorso si fa leggermente più complesso. È un titolo che a tutti i costi, partendo già dall'impatto estetico, vuole emanciparsi da Super Mario 64, ma allo stesso tempo è stato sviluppato secondo un approccio molto più derivativo e conservativo, e da tanti è considerato come il sequel diretto dell'episodio uscito su Nintendo 64. Va innanzitutto notato che il team di sviluppo subì uno stravolgimento significativo. Shigeru Miyamoto abbandonò il ruolo di director per ricoprire quello di producer e alla regia subentrò Yoshiaki Koizumi. Il designer proveniva da un'esperienza decennale all'interno dei ranghi Nintendo, ma con Sunshine si ritrovava per la prima volta a capo di un progetto di tale portata. Se Miyamoto con Super Mario 64 scardinò tutte le convenzioni di game design viste fino ad allora, Koizumi, forse a causa di un po' di insicurezza dettata dall'inesperienza, si pose un obiettivo ben diverso: prendere tutto quello che aveva funzionato in Super Mario 64 e ricontestualizzarlo sotto una nuova luce. I 6 anni che separano l'uscita dei due titoli la dicono lunga su quanto fu cauto e ragionato l'approccio nello sviluppo di Sunshine. Il gioco vede un cambio radicale del setting, con Mario e Peach che si prendono una vacanza dal Regno dei Funghi per rilassarsi sull'isola tropicale di Delfinia. Qui però le cose vanno ben presto nel peggiore dei modi possibili e Mario si ritrova accusato di aver imbrattato l'intera isola con una strana vernice e di aver fatto sparire i soli custodi. Furto che ha fatto sprofondare Delfinia in una sorta di buio perenne. Le ferie dell'idraulico si trasformano quindi in dei lavori forzati per ristabilire l'ordine sull'atollo. Ma è qui che entra in gioco la vera novità di Sunshine, lo Splash 3000, una pompa d'acqua che diventerà parte integrante del moveset di Mario. Questa aggiunta permette un'espansione significativa delle possibilità di movimento del protagonista, al cui set di base, composto dai salti visti su Super Mario 64, si aggiunge tutta una nuova serie di combinazioni dettate dai vari tipi di getti d'acqua disponibili. Alla fluidità vista in precedenza si aggiunge anche una buona dose di creatività, il che rende piacevole come non mai controllare Mario,
grazie anche a una telecamera virtuale ancora imperfetta, ma sicuramente più funzionale che in passato, e alcuni piccoli aggiustamenti, come per esempio un wall jump ora molto più semplice da eseguire, migliorie che nascono proprio dallo studio attento del capitolo apparso su Nintendo 64, e ci si rende conto del passo in avanti soprattutto durante livelli segreti, che rappresentano delle sfide platform molto più classiche, dove Splack sarà inutilizzabile, un obbligo che incrementa drasticamente la difficoltà. Sono passati però 6 anni da Super Mario 64 e con essi abbiamo anche cambiato generazione di console e ora ci ritroviamo su GameCube, un hardware che anche a livello tecnico permette uno stacco netto, tanto nell'implementazione delle nuove feature del controller, come i dorsali con i livelli di pressione che permettevano il controllo sull'intensità del getto d'acqua, funzionalità purtroppo non supportata nella 3D All Stars, quanto nella grafica che ancora oggi regala degli scorci di tutto rispetto. Questa è sì funzionale al gameplay, dove la simulazione della vernice e dei liquidi assume un ruolo centrale in un gioco basato principalmente sull'utilizzo dell'acqua, ma a mio avviso mette anche in luce un grande pregio, una zona in cui Sunshine batte a mani basse Super Mario 64. La coerenza del mondo di gioco e l'immersività che ne deriva. Tutto in Sunshine è pensato per costruire un'esperienza uniforme dal carattere inconfondibile. La grafica, con la sua palette cromatica e il suo sistema di illuminazione, insieme alle perfette tracce musicali di Koji Kondo e in generale al sound design, rendono perfettamente il tema vacanziero e estivo che permea Sunshine, che poi si sviluppa in un level design pensato per amplificare questo sentimento di rilassatezza. In Super Mario 64 era stata data la priorità ai movimenti a disposizione dei giocatori e la costruzione degli stage era avvenuta solo in seguito, cucendo su misura le geometrie partendo dal moveset dell'idraulico. Qui invece ad avere importanza assoluta è il contesto. L'hub principale non è più il castello di Peach, uno snodo da cui visitare mondi incoerenti e slegati tra di loro, che trovano giustificazione esclusivamente nella varietà del gameplay, ma piuttosto un'isola dove è possibile già scrutare all'orizzonte tutti i livelli che andremo a visitare. Inoltre gli stessi stage, ora di più ampio respiro e non più caratterizzati da una moltitudine di geometrie sospese nel nulla, presentano una sorta di narrativa interna che trasforma in modo più coerente e radicale gli ambienti mano a mano che si progredisce con le missioni. E questa volta poi la storia non è affidata al semplice avanzamento nel collezionare i soli custodi. Certo, i risultati si vedono nell'isola sempre più pulita e nel sole che mano a mano torna a splendere, ma non è un caso che per la prima volta un titolo di Mario accenni una timida impostazione narrativa tramite l'utilizzo di filmati con tanto di doppiaggio in inglese. Tutti questi elementi contribuiscono a donare a Sunshine un carattere inconfondibile, che si trasforma immediatamente in un incentivo all'esplorazione e in una sorta di interesse, di legame affettivo nei confronti di ogni zona. Siamo lontani dalla carica rivoluzionaria di Super Mario 64 e alcune scelte di game design tradiscono un'impostazione ormai datata o che magari ha limitato le potenzialità del titolo. E poi ci troviamo di fronte a un gioco che, a detta degli stessi sviluppatori, fu chiuso in fretta e furia. Ed è percepibile che molte delle novità introdotte in Sunshine siano solo abbozzate o non completamente funzionali all'esperienza complessiva. Eppure Sunshine rimane un diamante grezzo che merita assolutamente di essere riscoperto. Il vero testimone di come, in una delle sue ere più difficili, la grande N non abbia gettato la spugna e abbia anzi continuato a sperimentare per proporre sempre dei prodotti di qualità e dal sapore inconfondibile. E questo, poracci, era quello che avevo da dirvi a proposito di Sunshine. Spero di avervi preparato al meglio per riscoprire questa perla dimenticata dell'era GameCube e non vedo l'ora di poterla giocare nuovamente all'interno della 3D All Stars Collection. Voi cosa ne pensate? Per voi questo sarà il primo approccio a Sunshine? Inizierete da questo capitolo o passerete direttamente ad altro? Come al solito vi aspetto nei commenti. Se il video vi è piaciuto o magari vi è tornato utile, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Domani è il turno di Galaxy. Io sono il Poro Custode, Michele Sole, ciao!